Due secondi. Hai mai pensato a cosa puoi fare in due secondi? Due secondi è il tempo che impieghi per riempire un bicchiere d'acqua o anche il tempo che impieghi a infilarti un cappotto. Ma due secondi è anche il tempo che un professionista del marketing impiega per sfilarti il portafoglio. Chiaramente non nel senso fisico, ma i due secondi sono il tempo che il tuo cervello impiega a prendere una decisione. E i professionisti del marketing è in questa finestra di tempo che lavorano per condizionarti a fare acquisti che magari non avresti voluto fare. E questo ci fa pensare che i marketers siano delle persone cupe, grigie, che da un sottoscala in uno scantinato magari siano lì a ipnotizzarti tramite messaggi subliminari per farti fare acquisti di cose che realmente non vorresti. Beh, non ti nascondo che mi piacerebbe saper ipnotizzare le persone, ma tralasciando per un attimo le dicerie sulla categoria, vediamo come funziona realmente la psicologia comportamentale quando si tratta di fare un acquisto. La letteratura insegna che fino a metà del secolo scorso il modello di riferimento era il principio di equilibrio generale ideato da Wallace e Pareto e successivamente perfezionato da Arrow e De Bruyne. Il principio di equilibrio afferma che il consumatore opererebbe sempre in maniera razionale per massimizzare tutti gli acquisti e di conseguenza i produttori opererebbero sempre in maniera razionale per massimizzare invece quelli che sono i profitti, andando a creare appunto questo equilibrio. Quindi, parlando di un bene comune come potrebbe essere il pane, se i consumatori razionalmente sanno quanto vogliono spendere per il pane, il mercato si adegua di conseguenza. Qualsiasi fluttuazione di prezzo andrebbe a influire anche su altre cose, che sono il prezzo del grano piuttosto che il salario dei panettieri. Ma funziona realmente come ci suggerisce la letteratura neoclassica economica? I consumatori ragionano in maniera razionale? Siamo nell'epoca dell'informazione libera. L'avrei sentito dire un sacco di volte. Con pochi click abbiamo accesso a qualsiasi tipo di dato o informazione. Quindi dovremmo essere una classe di consumatori perfettamente in grado di reperire qualsiasi informazione per fare un acquisto consapevole e razionale. Ma la psicologia comportamentale ci dice esattamente il contrario. Tutti gli acquisti sono fatti in maniera irrazionale. Ne vuoi un esempio? Fermati a pensare a quanti vestiti realmente ti servono che hai in quell'armadio. O pensa a quanti oggetti hai su quelle mensole di cui non ti importa nulla. O addirittura prova a pensare quante cose hai ammassato in cantina. Ecco, questi fanno parte degli acquisti irrazionali. Sono oggetti di cui non hai effettivamente bisogno. Il marketing si basa principalmente sul lato irrazionale delle persone per stimolare il loro desiderio di acquisto. Vale a dire che facendo leva sulla tua irrazionalità sarai più o meno propenso ad acquistare beni o servizi. Oggi vorrei proprio spiegarti come possa accadere tutto questo, ma per farlo dobbiamo partire dalle basi, ovvero dal principio. La scienza comportamentale ci dice che ad ogni stimolo ambientale le persone rispondono con una risposta comportamentale. Quindi da una parte abbiamo gli stimoli e dall'altra parte abbiamo le risposte. Stimoli e risposte, molto semplice, è la base del marketing. Facciamo un esempio pratico. Se porto una ciotola piena di cibo ad un cane e quindi lo stimolo con del cibo, la sua risposta sarà una risposta fisiologica, ovvero il cane sbaverà. Lo stimolo è il cibo, la risposta fisiologica è la bava. Come funziona nei cani? Funziona con le persone. Il cibo è un bisogno primario, quindi se una pubblicità riesce a stimolare un bisogno primario, dall'altra parte le persone avranno una risposta fisiologica. Nel caso del cibo potrebbe essere del brontolio allo stomaco oppure l'acquolina in bocca. Certo, non è così semplice ottenere una risposta comportamentale che porti ad un acquisto, altrimenti saremmo tutti marketer. La cosa è molto più complessa, la mente è veramente difficile da interpretare. Però queste sono le basi del marketing. Stimolo e risposta. In qualsiasi cosa vedi, in qualsiasi cosa tu ti possa imbattere in un semplice supermercato, troverai sempre alla base stimoli da una parte e risposte comportamentali dall'altra. Oltre ad aver citato stimolo e risposta, dobbiamo assolutamente soffermarci anche sui condizionamenti. Il dottor Pavlov
si era accorto che portando la ciotola al cane, il cane cominciava a sbavare anche solo vedendo la persona che portava la ciotola, anche se questa ciotola effettivamente non ce l'aveva in mano. Quindi era condizionato nel vedere questa persona perché lo associava al cibo. Ecco come si crea un condizionamento. Facciamo un esempio molto più pratico nella vita di tutti i giorni. Immaginati di essere al supermercato. Mentre spingi il tuo carrello, ti viene in mente che devi comprare l'acqua. Vai nella corsia dell'acqua, guardi le bottiglie e vedi una bottiglia con un'etichetta dove è raffigurata una palude melmosa. Ecco, nella tua mente l'associazione sarà molto semplice: quell'acqua è putrida. Ora prova a riavvolgere tutto quanto e a ripetere l'esperimento in questo modo. Spingi il tuo carrello, vai verso l'acqua, vedi una bottiglia d'acqua con un'etichetta dove è raffigurata un'immagine innevata. L'associazione che farai sarà sicuramente acqua innevata, acqua pura, acqua pulita. Ora, questo è vero? Assolutamente no, perché stiamo parlando dell'etichetta, ma non stiamo parlando del contenuto. Potresti aver raffigurato una montagna, ma dentro avere l'acqua putrida. Ecco che però il tuo cervello fa un'associazione, è condizionato, perché vede montagne innevate e vede assolutamente un'acqua più pulita, migliore delle altre. Ecco come i marketers riescono a fare leva per vendere un prodotto a un prezzo più alto, semplicemente con un minimo di condizionamento. Ora, bere e mangiare sono bisogni primari, ma esistono anche tutta un'altra serie di bisogni che possono essere il voler essere accettati da un gruppo, e voler essere più magri, voler essere più ricchi. E sull'essere ricchi nei miei video mi sentirai spesso che cerco di portare un po' più di consapevolezza su questo desiderio di mercato, soprattutto per non essere fregati. Ora, volendo giocare sul voler diventare ricchi e su questo stimolo, facciamo conto che io voglia vendere un corso per farti diventare ricco, quindi stimolare il tuo bisogno di ricchezza. La prima cosa che farei sicuramente è farmi vedere in una condizione di ricchezza, quindi mi farei vedere con un Ferrari piuttosto che con uno yacht, belle donne, magari una casa da sogno e soprattutto viaggi in jet privato. Ora, a forza di vedere questa immagine, a forza di vedermi così, nella tua mente avverrà un'associazione, ovvero che se compri il mio corso potrai diventare come me e avere le stesse cose che ho io. Anche qui però ti accorgerai che non è importante il contenuto, ma è l'etichetta che ci mettiamo fuori, è l'involucro. Quindi sarai condizionato a dire: oh, guarda, se Marco ha tutte quelle ricchezze, anch'io comprando il suo corso potrò avere tutto quello che ha lui. Senza però preoccuparti del contenuto, ovvero se veramente io sia in grado di farti avere quelle cose, soprattutto se quelle cose siano reali, siano veramente mie. Quindi ho preso uno stimolo e ho avuto una risposta. Chiaramente non tutte le persone compreranno il mio corso, ma soltanto quelle più sensibili a quel bisogno e soprattutto le persone che magari non sono perfettamente informate su come funzionano queste dinamiche comportamentali. Il nostro cervello, quando si trova di fronte a delle decisioni, molto spesso prende delle scorciatoie veloci, meccaniche e semplicistiche. Ed è su questa caratteristica decisionale che molto spesso facciamo degli acquisti di cose di cui non abbiamo prettamente bisogno, ed è proprio su questi punti che i marketers fanno leva. Però non commettere l'errore di pensare che tutti i professionisti del marketing siano delle persone veramente malvagie che vogliono solo sfilarti dei soldi. Devi pensare che la comunicazione funziona in questo modo: dove la porgi ottieni una risposta. Quindi posso usarla per fare del bene, quindi potrei spiegare alle persone l'importanza dei vaccini piuttosto che l'importanza di fare meno uso di plastica o meno abuso di droghe ed alcol, oppure potrei usarla per truffarle. Posso usare questa loro debolezza, questa loro irrazionalità per ottenere qualsiasi tipo di risultato io voglia. Ricordati bene una cosa, che è la cosa che vorrei che ti si ancorasse bene in testa con questo video: il marketing è sterile e laico, sono le persone che lo manovrano a fare la differenza. Ecco perché io mi sgolo a divulgare e a cercare di portare consapevolezza nel marketing e nelle scienze comportamentali.
Come ti senti ora? Ti sei accorto che ti ho ipnotizzato e mi hai appena fatto un bonifico? Magari, così non dovrei lavorare. In realtà quello che posso fare per te è soltanto creare questi video dove divulgo e dove cerco di spiegarti il marketing in maniera semplice e magari divertente. Quindi se il video ti è piaciuto, metti like, lasciami un commento, dammi un suggerimento per il prossimo video e soprattutto continua a seguirmi. Da Marco Doria, il marketer più scorretto della rete, è tutto. Mi raccomando, monetizza!